Questo accordo di completo inquadramento tra la Federazione Tessile Moda Sistema Moda Italia e Confindustria Taranto è molto importante per il settore tessile e moda, perché potrebbe avere, noi ce lo auguriamo, positive ricadute per tutte le imprese di questo settore. E ne parliamo con Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Entriamo nel merito dei contenuti di questo accordo. Perché è così importante questa firma oggi, Toma? Ma è importante perché da gennaio 2024 tutti gli iscritti di Confindustria Taranto attuali e quelli che vorranno iscriversi hanno l'opportunità in automatico di essere iscritti al sistema Moda Italia nazionale. Significa avere un'associazione nazionale a loro disposizione per tutti quello che possono essere i servizi, e quindi di conseguenza, cosa che fino ad oggi significava avere doppi costi, doppi inquadramenti, iscriversi in Confindustria, una territoriale tipo Taranto, e iscriversi poi a loro volta al sistema Moda Italia. Questo naturalmente è una grande opportunità, perché dà a tutte appunto le aziende del nostro versante un'assistenza e una prospettiva più che altro, che fino ad oggi aveva un doppio costo. Ok, perfetto. Insomma, questo sicuramente è un aspetto importante. Dal punto di vista del numero di imprese, cioè la moda è effettivamente un settore che può diventare trainante per il nostro territorio? La moda è stato un settore trainante, sta vivendo un momento particolare, mi sono spiegato, però il distretto tessile, soprattutto di Martina Franca, è uno dei distretti del capospalla riconosciuto in tutto il mondo, e quindi è qualcosa che noi non dobbiamo disperdere, e questo lo riusciremo a fare se, come già stiamo facendo, agganciamo la formazione a tutto ciò. Questo significa la formazione, dare continuità ad un settore che ha rappresentato per tanti anni una delle cose, un focus importante per il nostro territorio. Sì, giustamente lei diceva, insomma, ricordiamo negli anni 90, insomma, Martina Franca cos'era da questo punto di vista, no? Quello delle confezioni. Come si lavora per vincere anche, diciamo, una certa concorrenza che ormai considera la moda un fast food, quindi prezzi bassissimi per materiali scadenti e manodopera purtroppo spesso neanche in regola o comunque in situazioni borderline? Ma a tal proposito, oggi, oltre a questo accordo, si va a parlare del Retex Green, che è un consorzio per il fine vita dei capi d'abbigliamento e per gli scarti di tessuti. Questo che significa? Che da gennaio 2024 anche in Italia ci sarà la legge per il fine vita dei capi. Significa che naturalmente ormai il Made in Italy finalmente acquisterà un valore. Il fast fashion, come giustamente diceva lei, è fast fashion, quindi significa anche per il discorso dell'economia circolare, per tutto ciò che è il lavoro che si sta facendo in questa direzione, naturalmente sarà un punto interrogativo il fast fashion, quindi prenderà valore quello che è il nostro Made in Italy. Ok, possiamo entrare un po' in merito di questa legge, perché mi incuriosisce, Toma, insomma, che significa dare poi una scadenza ad un capo? Non è una scadenza, ma bisogna, innanzitutto è un costo che chi produce, un'azienda che produce un capo e mette sul mercato un capo, deve pagare un costo e deve avere la tracciabilità di il fine vita di quel capo. Bisogna sapere se quel capo sarà riciclato, riutilizzato. Okay. Questo è una cosa molto, e noi appunto oggi presentiamo il Retex Green, che è un consorzio che Sistema Moda Italia ha già investito diversi soldini in tutta Italia, e quindi anche la Puglia, quindi anche Taranto avrà con questo doppio inquadramento la possibilità di poter dare un futuro ai propri capi finiti, ma anche agli scarti di tessuti, che come tutti sappiamo nel momento in cui andiamo a costruire, a tagliare un capo, ci sono degli scarti che fino a ieri andavano a finire in discarica, oggi non è più possibile, e quindi addirittura cosa facciamo? Qualcosa che era un problema, un costo, lo riusciamo a riciclare, a riutilizzare e dargli nuove possibilità anche di business.
Chiarissimo, lei prima parlava di formazione, formazione sul territorio, quali sono le possibilità per chi è interessato a entrare in questo mondo, non solo a fare impresa ma anche a lavorarci in un'impresa della moda? Per quello che parlavo prima, naturalmente parliamo di ricerca soprattutto, invece okay. Per quanto riguarda il mondo della moda, a Martina Franca c'è un ITS di moda, gli istituti professionali si stanno attrezzando e naturalmente noi come Confindustria Taranto addirittura in tutti i settori, ma anche in quello della moda, stiamo iniziando a spiegarglielo già dalle scuole medie, avendo fatto un accordo col provveditorato agli studi e con tutte le scuole medie per spiegare quali sono le eccellenze del nostro territorio. L'ultima domanda, Toma, poi la lascio ai suoi impegni. Quali sono le prospettive, secondo lei, da qui al medio termine per questo settore? Guardi, questo settore ha un grandissimo potenziale, ha una grandissima storia, perché come diceva lei non solo gli anni 90 ma è antecedente. Okay. E quindi naturalmente le Griff, sia italiane che francesi, vogliono ancora produrre Made in Italy. Qui possono produrre Made in Italy, quindi diciamo che le prospettive sono importanti se si fa squadra e se ci si forma quello che può essere il capitale umano del futuro.